Buongiorno, buongiornissima a tutti e benvenuti in un nuovo video. Un altro video di esperimenti come lo scorso, perché diciamo ci ho preso gusto, più o meno. Spero che questo video non sia fallimentare come lo scorso e come potete già vedere dalla mia mise, sarà anche questo un video di make-up e ho intenzione di provare i vari hacks che ho trovato su TikTok in questi giorni spulciando su questo social fantomatico. Bene, iniziamo subito, faremo i vari step del make-up con però delle cose un po' pazze, con dei trucchetti che dubito riutilizzerò nella vita quotidiana, ma che comunque secondo me è molto divertente da provare insieme. Quindi partiamo e come primo hack ho trovato questo video di questa ragazza che praticamente utilizzava come primer viso un lubrificante barra gel per massaggi della Durex. Lei cosa faceva? Lo prende un po', sono spaventata a morte, e lo stendeva come un primer. È tutto così sbagliato. Però sono curiosa, lo faccio assorbire e vediamo come attaccherà il fondotinta. Si è assorbito e è tutto un po' appiccicoso, ma non mi sembra niente di troppo clamoroso. Bene, il prossimo hack che proveremo a fare è uno molto molto famoso. Insomma, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo riempirci la faccia di fondotinta, tantissimo, grandissimo spreco a mio parere, e lavorarlo con le mani e poi comunque metterlo a posto con una beauty blender. Si dice che facendo questo scaldi il fondotinta e quindi lo rendi più adatto alla pelle, dovrebbe fare un effetto seta. Andiamo a provare. Quindi io qua cosa faccio? Abbondiamo. Oddio. Oddio. Spero di non aver esagerato troppo. Oh Madonna. Oh Madonna. No vabbè. E adesso come lo tiro via tutta sta roba qua? Quindi bisogna un po' lavorarlo. C'è una maschera facciale tipo diventata. Non è che ho esagerato troppo. Però dal video sembrava che addirittura ne mettesse di più. E adesso prendiamo una beauty blender e lo andiamo a tamponare bene sul viso. Sì, qua per farlo assorbire tutto e per togliere l'eccesso devo stare tre quarti d'ora. Ma secondo me qua c'è un'esagerazione di prodotto e uno spreco clamoroso. L'effetto effettivamente non è sicuramente cakey per il momento, non abbiamo mica ancora messo la cipria. Beh, che dire. Mamma mia. Passiamo al prossimo hack, per piacere. Questo è uno dei più pazzi che abbia mai visto e sinceramente non l'ho notato neanche essere così viral, perché l'ho visto per la prima volta proprio oggi. Ed è praticamente questa ragazza che per fare le sopracciglia riempie tutta l'arcata sopraccigliare, tutte le sopracciglia dappertutto di ombretto del colore delle sopracciglia e poi va a togliere l'eccesso con un cotton fioc. Vediamo cosa salta fuori. Io andrei con questo qua, so neanche se è il mio colore giusto, magari faccio un mix di questi due, questo è un po' più chiaro, questo è un po' più scuro. Vediamo. Sa perché le hanno inventate comunque le matite per le sopracciglia? Tutti scemi. C'è un pagliaccio, ragazzi, un pagliaccio. Tra un po' vado al circo, finito questo make-up, a chiedere se mi assumono. Adesso vado a togliere l'eccesso con un cotton fioc, disegnando per bene il mio sopracciglio. Cioè, io non ho capito se questo make-up hack è fatto per metterci meno. Io ci metto meno con la matita. Posso dire, già prima di finire, questo mi sembra proprio una cavolata clamorosa. Cioè, ci sto mettendo il doppio del tempo che a fare le sopracciglia alla maniera normale. Bene, ho aggiunto un po' di correttore e adesso andiamo a mettere la cipria.
prima del prossimo hack. C'è questo trucco cinese che dovrebbe rendere la pelle vellutata. E qual è questo trucco? Mettere la faccia dentro una bacinella con del ghiaccio e dell'acqua e poi asciugarsi tamponando con un panno. Pronta a immergere la faccia. Ma chi me lo fa fare? 3, 2, 1. Ora vado a tamponare con un panno. Piano piano, solo l'acqua in eccesso. E al tocco mi sento come se fossi meno piena di prodotto, non so perché, come se si fosse tutto rassodato nella pelle, non lo so, magari è anche una roba un po' psicologica, sicuramente. Che ridere fare tutte queste cose, non lo so, questo video mi piace già, anche se sarà un fail, però per il momento è un ma, un mi. E un po' perdite di tempo, diciamo, però sono divertenti, quindi ci sta a provarle. Il prossimo hack è il contouring con un cucchiaio, ok? Cioè è pieno di utensili questo video, cioè per fare queste robe qua bisogna avere sulla scrivania del trucco 2000 utensili. Quindi prendiamo sto cucchiaio e facciamo il contouring. Bisogna posizionare il cucchiaio sullo zigomo e andare sotto. Le basette? No, vabbè. Qua sopra così. Ok, e teoricamente ora bisognerebbe sfumare. Vi dico anche qua, più fatica che il gusto. Cioè, io non capisco perché uno debba prendere un cucchiaio per fare la stessa cosa che farebbe senza cucchiaio. Cioè, tanto alla fine devi sfumare lo stesso. Poi col cucchiaio tra l'altro non ti rendi neanche conto quanto prodotto stai usando. Quindi cioè, io ero lì che spalmavo, una certa, tolgo il cucchiaio e mi sono resa conto di avere una riga marrone. Quindi no. Continuiamo la storia del contouring con il contouring al naso. E questo è un altro hack. Cosa dobbiamo fare? Prendere una pinzetta, metterci del prodotto e passarlo sulla lunghezza del naso. Lo farò in crema. Sporco un po' la pinzetta e vado a tracciare la mia linea. Che mi presto a fare queste cose? Ci mette anche questo un sacco di tempo a sfumarsi. Faceva anche tipo tutto un cerchio qui, ma poi perché con la pinzetta? Che anche questo andremo a sfumare. L'effetto non è niente male. Adesso quando ci metteremo l'illuminante, secondo me sembrerà che io abbia un nasino alla francese. Questo potrei riutilizzarlo in un trucco un po' dramatic, un sacco contouringato. Quindi questo lo approvo un sacco. Passiamo al prossimo makeup hack, che riguarda gli ombretti. È uno famosissimo in cui praticamente metti tutti gli ombretti uno di fianco all'altro, dal più scuro al più chiaro, e poi inizia a sfumare. Io vado con la palette di Pixi. Ok, andiamo con il marrone più scuro. Qui. Prendiamo un marrone più chiaro. E lo mettiamo qua. Ok, tutta la mia bella gradazione. E andiamo, iniziamo a sfumare. Vediamo cosa salta fuori. Quanto tempo ci vorrà? Anche qui. Le mie lamentele per questo video riguardano le tempistiche. Io non voglio metterci una vita a truccarmi. Allora, secondo me solo così non basta. Comunque ci devi fare un'aggiunta per poter dare un po' di dimensione al trucco. Non mi garba più di tanto questa cosa. Se uno poi dopo deve ritoccare come sto facendo io per avere un effetto decente, secondo me non ne vale molto la pena. Sicuramente ci si mette pochissimo, però sicuramente non puoi pretendere di avere un make-up preciso. Ma passiamo al prossimo hack degli occhi. Questo è pazzesco. Si mette dello scotch lungo tutto il naso e lo attacca qua. E poi prende due pezzettini di scotch e li attacca qua per fare l'eyeliner. Vediamo se ci riusciamo anche noi. Quindi questa ragazza cosa fa? Prende un pezzo di scotch lungo, lo mette sotto al naso e va
a creare la riga d'eyeliner così, la riga sotto di eyeliner. Poi prende l'altra e va a congiungere qui per fare la sua riga d'eyeliner. Andiamo a prendere un bel pennellino e andiamo a metterci l'ombretto, perché la ragazza utilizza l'ombretto, io vado a utilizzare l'ombretto nero. Devo riempire la pelle che è rimasta fuori da tutta l'impalcatura. Total fail. Poi magari sono stata anch'io che non sono brava a fare le impalcature di scotch, sicuramente. Un po' un eyeliner che fa l'occhio triste. Messo il mascara, messo un po' di blush, un po' di illuminante. E ho messo il mascara solo sopra per una ragione. Perché ho trovato questo Make Up Hacks assurdo. Questo è veramente assurdo, secondo me non ha nessun senso. Perché noi mettiamo, no, tutto il correttore per illuminare la zona T del viso, per togliere le occhiaie. Questa ragazza che cosa fa? Va a mettere del rossetto rosso appena sotto alla rima inferiore e lo sfuma, così. E chi sono io per giudicare, come sempre, quindi proviamo. Vado a prendere un rossetto rosso, quindi, e ne metto giusto un po' qua sotto, secondo me ho già esagerato. Prendo un pennello e lo vado a sfumare. Cioè, è diventato viola il mio? Com'è? Lei lo sfuma con le dita, andiamo un po' con le dita. Boh raga, cioè cosa devo dire? Cioè non è brutto, però cioè è un trucco come un altro. Cioè in realtà in questo video non c'è niente di terrificante. Però boh, mi sembrano tutte delle cose no sense, non lo so, così. Per divertirsi, ecco. Passiamo agli ultimi due hack che ho, che fanno parte delle labbra, labios. Per primo andiamo con, secondo me, il meno traumatizzante, che è praticamente questa ragazza che mischia tre tipi di rossetto e nelle labbra e poi facendo semplicemente così li mischia e viene fuori un rossetto wow, no? I rossetti che ho scelto io sono uno marrone, uno rosso, uno bordeaux, così poi senza matita, senza niente, il marrone. Ok, proprio messi a caso, pronti, partenza, via. Cosa devo dire? Cosa devo dire? Ovviamente è andato tutto fuori. No, no, no. Super mega bocciato. Ho tolto un po' tutto. Adesso questa è la pazzia delle pazzie. Allora, cosa fa la ragazza? Mette intorno a tutte le labbra, tenendole così. Segue il disegno delle labbra con una tinta, un rossetto, poi tira fuori le labbra, aggiunge il prodotto e dovrebbero venire queste labbra grossissime tipo Bratz, non lo so, ho paura. Ho intenzione di utilizzare una tinta scura bordeaux. Ma perché, raga? Mi sono tutta insozzata anche. Sembro un pagliaccio. Ma è difficilissimo, cioè ho appunto detto uso una tinta che almeno così sono più precisa con l'applicatore invece che con il rossetto, che il rossetto ha l'applicatore ancora più grosso. Ma c'è la gente che riesce a fare le outline lips, che stando ad io, cioè io sembro un pagliaccio, giuro. Grande fail queste labbra, ma starò con queste fino alla fine del video. Questo è la fine del make up look creato con tutti i nostri hacks. Non sono né soddisfatta né non soddisfatta, va bene così, è stato un esperimento molto divertente, oserei dire. Come dicevo all'inizio, non penso che userò nessuno di questi hack nella vita quotidiana, se non quello del naso, perché mi piace molto, ma mi sono divertita tantissimo, spero che anche voi vi siate divertiti vedere me triggerare come sempre e con questi make up hacks. Se vi è piaciuto il video, quindi lasciate un like e commentate se vi va, e magari in futuro porterò altri video come questo, perché veramente mi sono divertita tantissimo. TikTok è pieno di questi sfasi di persone che vogliono provare a fare cose assurde con il make up e io sono molto proud. Quindi iscrivetevi al canale, io vi mando un bacio e ciao.